mia. L'amici ce l'avevo, non mi mancava niente. E invece loro che fanno? Ma preparavo sta bella trappola. E poi, che non dite quello che mi dice a mio figlio prima di portarmi qui. Dai, ma che vuoi che sia, 15 giorni passerà subito. Vedrai, te farà un check-up completo. E poi, quando torneremo dal mare, sarai fresca come una rosa. A me mi dice che non cresce, hai capito? E vabbè, dai, però mica stai male. Ma ringraziate Dio per questo, no? E allora che te preoccupi? A vita non va pigliata con troppo impegno, tanto per quando te ci puoi sforzare, non ci scappi viva. No, io non mi preoccupo per me, io mi preoccupo per loro. Per loro? Se deve essere affogati! 15 giorni la sai, tanta volte! 4 anni che sono chiusa qua dentro! Vabbè, fa piano però, Buone. Fa piano! No. Mamma mia, che massacro! E buona, fermati! Mi fai sbagliare, no? È fortuna! Se c'è chi a male mi trangiavi un braccio! Piano! E poi che sia, la siringhetta di sangue, sembra che ti sei trovo a vena qui! È normale che tu sei duraccio, mica ce l'hai vecchie. No, vieni qua, e dice un po' tu, stretti forte forte. Ho detto che non era una bella idea, ma a presenza nostra è proprio indispensabile? Che ce l'ho io venita per me? Via un po' che siamo arrivati. Sì, un po' di calma però, un po' di calma e seguo tutto. Beatrice, sono venuti a trovarti. A me sta cosa mi puzza, eh? Sì, tu un po' attimo, che vuoi che fa? Tu vuoi che sta? Ma non penso che il problema sia tornata. Ma no, e qual è? E quando torna? Ma c'hai paura di tutto, ma tua paura, cocco, non sei mai tenuto niente. Mi dici che potrà mai fare questa? Ma sì, infatti, che vuoi che fa? Come sta la paziente? Ah, come sto dovrei chiedere io, lei è un medico. Ho visto uno l'altra settimana, potrei sta peggio. Se per questo un po' di nausea ancora ce l'ho. Ah, questo ha un quadro clinico chiarissimo. Sì, professor. Certamente. Dica, a che mese è di gravidanza? Che dice, professor, permette? Prego, ascolta, dica. A meno che non è un miracolo, Beatrice dovrebbe essere in menopausa. Beh, con questo? Come non detto, Beatrice, questo non sa manco che in menopausa non si fa più i figli. Questo è professore, non è ginecologico. Scusate, ma cosa vuol dire menopausa? Io so! Anch'io lo so, menopausa vuol dire più attività, quindi maggiore l'attività sessuale e maggiore il rischio di rimanere incinta, no? Ma professor, ma qui dentro è un mollaio femminile, come facciamo senza galletti? Ma non avete mai sentito parlare di galletti? Lei è esterica? Non mi davano quasi mai. Certo che lei è la paziente davvero strana, eh? Ci ah, non lo dica a me, professor, strana e esigente. Ah sì? Lei esige? Oh, figurati che sono la puro campanello, ma non caro disattivarlo. Mi scuserete se qua non ho problemi, pretendo che qualche tu mi venga a vedere se sono vivo o morta, Lei è una paziente strana perché cambia in continuazione il suo quadro clinico. Io le diagnosi una gravidanza isterica e lei invece dice che non è isterica. Ma su io che cambio quadro clinico? Non è, scusi tanto, professor, che lei... che non ci ha capito una mazza! Ma senti quando è sfacciata! Da dormire, se nel caso devi svegliarla? Tu sei capace di fargli firmare ad Elena senza svegliarla? Appunto, dicevo, che la svegliamo a fa? Magari un'altra volta, Mamma mia! Buongiorno, signora! Mi dica un po', dorme? Dicemo che sì! Dorme o no? È nata in coma!
che viaggia cucitando, io sono stato sempre su Monte Fanno. Coma, coma, no, coma. Profondo stato di incoscienza. Capito io che questa sta in coma. Ma allora è vero! Pure questa ci ha fatto! Non bastava nasconderci i soldi, pure questa! Certo che va descritto cuci bene che non mi servia presentarsi. Stupido! Dai, su! Ho avvertito l'ambulanza dell'ospedale, io! Va bene! Mi daranno una mano i portantini e gli infermieri con la camicia di forza, vieni qua! Questo mi porta a mangiare, ma mi deve porto, mi porta al macello questo! Ma si può usare, ma ho avvertito bene! Beh sì, mettetegli pure tu, ma ti dico cosa! Ci fermiamo, per favore! Ma che è tutto sto trambusto? Basta! Da qui, qui dentro, da oggi, cambierà tante cose! Oh! Ma come ti permetti tu a stare? Sta zitto, tu guambuccio! Adesso Nana! Ernestina! Dice Beatrice! Ho capito quello che c'è poco in soldi. Ho capito, sono contenta, però non mi pare un momento per giusto per parlarne, no? E perché no? Perché questi me ne sparta come l'agnello di Pasqua. Oh, senti qua! Io voglio sapere che ci fai di soldi! Voglio sapere, dimmelo! Non ti ingazza tanto perché mi pare tanto allegra, questo invece a me mi fa pezzetti. Voglio sapere! Allora? Madonna che sempre! No! Non si farà niente, Nana! Che se te tocca poco poco, ce penso io! Adesso sì, ma stanotte? Non ti preoccupare, faremo i turni di guardia, tanto qui dentro dormi non se ne parla! Guarda, proprio come ti dicevo, guarda, proprio una sempre! 20 minuti, durante il circondato! Adesso pure polizia, ma che succede? Giusto in tempo, grazie alle nostre segnalazioni, perfette tempestive. Perfette tempestive? Ma che sta succede? Queste volte non si sfuggono, signora. Signorina, prego. Ah, è rimasta Zitella? Oh, io sono signorina, non Zitella. Nel caso di bene, se la sa, sono Zitella anch'io. Ah, appunto, lei è Zitella, io sono signorina. Comunque, vai da parte. Dicevo che le nostre segnalazioni sono state perfette e tempestive. Perfette e tempestive, non c'è che dire. Sì, esatto, proprio così. Ma allora il sirene non era dell'ambulanza? Ah, ma tu chi veri? La poliziotta e l'infermiera, mio calò! Chiedo scusa se intervengo, agente. Eriko Lama. A che dovevo l'irruzione? Siamo qui per effettuare un arresto grazie alle nostre segnalazioni. Perfette tempestive. Ma cosa fa, mi dico Alberto? Io? No, per carità, non mi permetterei mai. È la terza volta che dico perfette tempestive ed è la terza volta che glielo ripeti. Ma no, perché io sono un po'... Silenzio! Volevo spiegare che io sono un po'... Scemo! E dice, sta zitto!